in via 24 maggio. Sono lì dalla Pasqua del 1981. Nessuno le vede, eppure ci sono da 42 anni, nascoste nella vita quotidiana di quella strada, tra le macchine parcheggiate. Nessuno le vede, ma ci sono in bella vista, fanno rumore, gritano, implorano. Fermo, non lo fare, ma cosa stai facendo? Sono due scarpe rosse che tentano di fermare la mano assassina di chi non accetta legittimi dubbi. Una mano assassina che pensa che quelle scarpe siano le sue. Una mano assassina che pensa che Paola sia una cosa sua. Sono due scarpe rosse a ricordare una vita spezzata da un colpo di pistola. Sono le scarpe di Paola, che era uscita da casa dei suoi per andare a lavarsi i capelli. Voleva farsi bella Paola, ma la bellezza dei suoi anni è rimasta lì, in via 24 maggio, lì sullo sedile di una macchina. Chi voleva sposarla l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Sono due scarpe rosse, sono le scarpe di Paola, uccisa per lì. Siamo davanti al luogo dove si compì la tragedia nel 1981, quando Paola fu ritrovata morta qui a Velletri in via 24 maggio. Siamo con le nipoti. Il vostro nome? Io sono Elenia. Elenia. Eliana. Eliana, le figlie delle, una di un fratello e di una sorella di Paola. E io volevo chiedervi, insomma, il ricordo di quegli anni, di quel momento, di quella terribile tragedia, come toccò la vostra famiglia e quali furono, insomma, i momenti appena successivi alla notizia. Beh, eravamo molto piccole, avevamo 4 anni, ma un ricordo nitido di lei. Quel ricordo di quel giorno non lo ricordiamo bene, perché comunque noi non ci lasciarono avvicinare, quindi ricordammo lei solo il giorno del suo funerale, penso, e abbiamo potuto rivederla. Però di lei abbiamo ricordi significativi, dove ci portava a Ciampino, alle giostre, ai presepi viventi, e ricordiamo tuttora il suo profumo che indossava. Purtroppo abbiamo avuto poco per poterla vivere, ma intensamente, questo sì. Negli anni come l'avete ricordata Paola? In quali occasioni? Sempre. Per noi Pasqua non è un giorno di Pasqua, e la ricorderemo, penso, sempre così, con quel suo sorriso, quei suoi lunghi capelli. Troppo basta, questo è, ma la terremo sempre con noi. Amen. Ah,